Buongiorno a tutti, continuiamo anche oggi con le nostre lezioni di Pilates. La lezione, la breve lezione che vi propongo oggi, lavorerà sulla mobilità della colonna vertebrale, di tutta la colonna. Ho sistemato il tappetino orizzontale. Ci prepariamo, ci riscaldiamo un attimo, posizionandoci in piedi. Partiamo dalla stazione retta. I nostri piedi sono paralleli, aperti alla larghezza delle anche. Le nostre spalle sono morbide e rilassate, così anche le nostre braccia. La zona cervicale, quella del collo, è ben allungata. Il mento è leggermente retratto. Immaginate di dover sostenere una pallina da tennis sotto il vostro mento. Andiamo ad attivare, come ogni lezione, la respirazione Pilates. Posizioniamo le mani all'altezza del torace, come se volessero avvolgere il torace. Risucchiamo l'ombelico alla colonna vertebrale. Ci concentriamo sul respiro. Inspiriamo e l'aria entra dal naso. La bocca è chiusa. Il torace si espande e ogni volta che espiriamo la bocca è semiaperta. Le coste tornano ad avvicinarsi e si abbassano. Eseguiamo ancora tre atti respiratori completi in modo da sentire bene il respiro e da lasciare andare tutta la fatica e tutte le tensioni. Lasciamo morbide le braccia lungo il corpo, manteniamo questa respirazione che abbiamo attivato. Inspirando, extrarotiamo le braccia, quindi il palmo rivolto in avanti, il braccio destro scivola verso il basso, il sinistro sale. Andiamo ad allungare tutto il fianco sinistro. Torno al centro soffiando l'aria. Inspiro, scivolo dall'altra parte. Distendi bene le braccia, ma ricordati di rilassare le spalle lontane dalle orecchie. Alterna sempre destra e sinistra. Inspiro, mi allungo, espirando, torno al centro. Inspiro ed espiro. Ancora l'ultimo. E restiamo al centro. Facciamo un profondo inspiro, solleviamo tutte e due le braccia verso l'alto. Sento le spalle allontanate dalle orecchie, le scapole belle attive. Ora espirando lentamente scendiamo nel roll down, come se mi dovessi tuffare in avanti, la mia schiena è rotonda. Scendo srotolando una vertebra alla volta. Cerco di sentire bene il peso al centro dei miei piedi, quindi fate attenzione mentre srotolate la colonna a non andare col peso indietro, ma restare al centro dei vostri piedi. Inspirando, ruoto il busto alla mia destra, senza muovere il bacino. Espirando, srotolo lentamente la colonna verso l'alto. Stai soffiando l'aria in tutta la salita. Ritorno al centro, inspiro. Espirando, srotolo la colonna vertebrale verso il basso. La colonna vertebrale è rotonda. Scendo giù lentamente, coordino il movimento al respiro. Inspiro, rotolo questa volta col busto alla mia sinistra, senza muovere il bacino rimane centrale. Inspiro, risucchio l'ombelico alla colonna vertebrale ed espirando, srotolo lentamente la colonna verso l'alto. Ritorno al centro, sciolgo i polsi, stringendo bene i pugni da una parte e poi dall'altra e mi posiziono in fondo al tappetino, mantenendo i piedi aperti alla larghezza delle anche. Mi preparo per scendere. Inspiro di nuovo, sollevo le braccia verso l'alto, espiro, mi tuffo avanti nel roll down, srotolo espirando una vertebra alla volta.
Inspiro, inizio a flettere le ginocchia fino ad appoggiare il palmo della mano a terra. Appoggio le ginocchia, rilasso i piedi e scarico nella posizione della foglia. Spingo i glutei verso i talloni, distendo bene le braccia. Ora rendendo la colonna vertebrale rotonda, mi porto in posizione quadrupedica. Sistemo le mani sotto le spalle, le ginocchia sono aperte alla larghezza delle anche. Ispirando, vado nell'allungamento del gatto, cat stretch, arrotondo la colonna vertebrale e mi guardo l'ombelico. Inspiro, spingendo forte con le mani sul tappetino, porto il bacino in retroversione, inarco la zona lombare e punto il mento verso l'alto. Sento bene l'apertura del torace, soffio l'aria. Incurvo la schiena, mi guardo l'ombelico e inspiro, vado in anteroversione, inarco la zona lombare e punto il mento. Eseguo ancora 4 ripetizioni. Da questa posizione punta di nuovo i piedi, allarga leggermente le mani se ne hai bisogno e soffiando l'aria distendi le gambe nella posizione del cane testa in giù, fai un piccolo passettino avanti con i tuoi piedi, spingi i talloni verso il tappetino, spingi il petto verso le ginocchia, abbandona completamente la testa in mezzo alle spalle, senti bene l'allungamento di tutta la colonna, delle gambe, dei polpacci, concentrati sul tuo respiro. E ora lentamente appoggi le ginocchia a terra e rilassando i piedi scarichi ancora nella posizione della foglia, spingendo bene le mani avanti e i glutei sui talloni. Da questa posizione, srotolando la colonna vertebrale, ci portiamo lentamente, distendendo le gambe, in posizione prona, quindi sdraiati a pancia in giù. Fletto i gomiti, sento l'apertura delle gambe che ha la larghezza delle anche. Posiziono le mani sotto la fronte. Sento bene le spalle lontane dalle orecchie e le scapole attive. Inspirando, risucchio l'ombelico alla colonna vertebrale. Creo un piccolo passaggio per l'aria tra la pancia e il tappetino. E mentre espiro, allungo e stacco la gamba destra da terra. Inspiro ed espirando allungo e stacco la gamba sinistra. Esegui ancora 4 ripetizioni, alternando la gamba destra e la gamba sinistra, sentendo ogni volta che inspiri il passaggio di aria che si crea tra l'ombelico e il tappetino. Ora questo movimento delle gambe ci aggiungiamo le braccia per l'esercizio di swimming. Distendo le braccia proprio a disegnare una V. Rilasso le spalle, spingo le scapole attive come se le volessi infilare nelle tasche dei pantaloni, nelle tasche posteriori. Il naso rimane a sfiorare il tappetino. Immaginate sempre di avere una pallina da tennis sotto il mento e non dovete farla scappare. Ora la prossima volta che inspiro risucchio l'ombelico, espirando allungo e stacco braccio destro e gamba sinistra e poi inverto, inspiro espirando allungo e stacco braccio sinistro e gamba destra. Esegui sempre alternando braccio e gamba opposta. Ora, se non avete particolari dolori alla zona lombare, potete
Al prossimo ispiro staccare braccia e gambe insieme. In questo modo, se invece sentite che la zona lombare si affatica, con questa variante continuate alternando braccio e gambe come si faceva in precedenza. Esegui ancora 4 ripetizioni, sentendo ogni volta che inspiri l'ombelico che si risucchia la colonna vertebrale. E col prossimo espiro resta in estensione, fai delle piccole oscillazioni delle braccia e delle gambe, senza dondolare col bacino. E rilassa, porta le mani sotto la fronte per prendere fiato. Da questa posizione ti chiedo di sistemare le mani alla larghezza del tappetino, esattamente in linea con il petto, di spingere i gomiti a toccare il tappetino, ben appoggiati. Il naso sfiora il tappetino, inspiro ed espirando vado in estensione del busto, quindi spingo sulle braccia, stacco il petto, almeno il petto, se riesco anche l'ombelico dal tappetino. È importante che la testa rimanga ben allineata con il resto della colonna. Quindi immaginate sempre che avete una pallina da tennis sotto il mento e non dovete farla scappare. Se dovessi mai alzare la testa, la pallina scappa via. Esegui ancora 4 ripetizioni. E da qui di nuovo punta i piedi, spingi con le mani e portati da scaricare dalla posizione della folla. Questa volta ti chiedo di passare alla posizione del bambino con le mani che cercano i talloni dei piedi. Inspirando mi preparo, espirando arrotondo la colonna vertebrale e salgo su. Ci sediamo con le gambe incrociate e ancora scarichiamo la schiena, lasciando morbide le braccia. Disegno 4 cerchi con le mie spalle. Inspirandomi allungo sul fianco destro, sollevando il braccio sinistro, sentendo bene la spinta di tutti e due i glutei a terra. Torna al centro. Inspira, allungati dall'altra parte. Inspira, cammina avanti con tutte e due le mani, spingendo i glutei sul tappetino. Grazie.